Ciao, ben ritrovati sul canale di YouTube di Vivi Stoccarda. Siamo qui con questo episodio oggi per incontrare un amico, un italiano come noi, che è Francesco Salomone, che si trova a Pforzheim, e ci racconterà un po' la sua esperienza, la sua esperienza è di vita e professionale. Prima di iniziare, intanto che si collega qualcuno, volevo così approfittare per ringraziare qualche amico che ci ha dato, in questo caso, una recensione al canale, insomma, alla piattaforma Vivi Stoccarda. In questo caso è Lina che ci racconta che trova la pagina interessante ed utilissima, informazioni importanti per chi non è nuovo in città, e io mi permetterei di dire un po' in tutta la Germania, anche se alcune cose magari devono essere adattate, e attività interessanti per conoscere posti nuovi e persone. Chiaramente anche Lina si riferisce alle attività che normalmente faremmo, Covid permettendo e guerra permettendo, ma che contiamo di iniziare presto, quindi a breve sui canali di Vivi Stoccarda, in particolar modo sui social di Vivi Stoccarda, su Facebook, ci saranno i nuovi eventi che mensilmente andremo ad organizzare. Chiaramente non posso esimermi da raccontare anche di qualche domanda, in particolare questa che è un po' ricorrente. Buonasera, mi chiamo Betty, vivo in Germania da 1 mese e mezzo a Ludwigsburg, benvenuta. E una bimba di 21 mesi e cerco qualche pediatra italiano che almeno lo parli. Volevo un suggerimento, essendo che non parlo tedesco e non so esprimermi, grazie. Anche in questo caso, come spesso accade, chiaramente abbiamo fornito le indicazioni per un pediatra, perché abbiamo sul sito una lista di pediatra, come anche tutte le altre specializzazioni, che parlano italiano, e chiaramente magari molto spesso può capitare che siano un po' lontani, però per chi avesse necessità, è sufficiente andare sul sito, questa è la pagina del sito, e nella barra, questa bianca, cerca con Vivi Stoccarda, basta scrivere in questo caso, per esempio, pediatri, e automaticamente il sito vi guiderà chiaramente nella pagina dedicata, dove c'è l'elenco, c'è anche i nomi, c'è gli indirizzi e c'è anche una mappa, in modo che possiate orientarvi meglio per capire qual è il medico più vicino. Fermo restando che, come dico sempre, insomma, che parli in italiano è una cosa importante, però è importante soprattutto che siano bravi, quindi è molto meglio magari capire meno, quantomeno se c'è insomma un minimo di inglese, piuttosto che insomma capire tutto, parlare e poi magari non avere grande qualità, anche perché in Germania le recensioni vengono fatte a medici, insegnanti, vengono fatte a tutti e sono affidabili, quindi quando cercate un medico, prima di andarlo a trovare, magari cercate le recensioni perché può essere utile per capire chi avrete poi di fronte. Brevemente ancora un caffè offerto dall'amica Rita che ci offre un caffè, chiaramente quindi la ringraziamo, è un pensiero insomma gentile, non sono piccolissimi importi, però insomma che fa piacere ricevere. Nella descrizione trovate sicuramente i link sia per lasciare la recensione su Google e anche eventualmente vogliate offrirci un caffè. Un'ultima, così per chiudere in bellezza, un commento di una utente che mi scrive così a ciel sereno: mi interessa e sono contento, ma non ho la più pallida idea a che cosa si riferisse, di conseguenza quindi non ho potuto dare seguito alla domanda. Comunque ringrazio insomma per l'interesse. E quindi adesso non mi rimane che mandare la locandina di questo evento, insomma, di questo incontro in cui insomma ci presenteremo, ci conosceremo con Francesco e ascolteremo la sua storia in compagnia della nostra Valentina, che saluto. Ciao a tutti, ciao Ciao. ciao ciao Francesco. Ciao, grazie, ciao anche a voi. Posso dire solo una cosa? Secondo me, la dico lo stesso, anche se non mi avete dato il permesso, secondo me non è giusto intervistare Francesco all'orario di cena, cioè è cattiveria questa, sono alle 6:30, fa venire fame. Cioè, io prima stavo guardando la sua pagina Facebook, il suo profilo TikTok, stavo guardando tutte queste cose e mi è venuta fame, quindi non è giusto. Quindi vi avviso, se siete a dieta o se avete fame, chiudete e guardate l'intervista più tardi, ok? Va bene, No, no, quindi cerchiamo di questa è la mia. fare delle pietanze dietetiche per far sì che nessuno lasci la live, dai. Ok, va bene.
Ciao Francesco e benvenuto, grazie Ciao, grazie Maurizio mille. per averci ospitato e io inizio subito a farti la prima domanda perché preferisco che siate voi a presentarvi più che io che vi conosco su quello che c'è scritto. Volevo sapere, ma tu sei nato qua in Germania, sei venuto in Germania, dove lavori, cosa fai? Raccontaci un po' di te, ecco. Allora, no, io sono nata da Agrigento 39 anni fa, quindi vado per i 40, sono già da quasi all'età pensionabile. Ho vissuto 31 anni ad Agrigento, dove ho avuto parecchie attività di vario tipo, sia di ristorazione, anche comunque di altro tipo, perché comunque sono nato imprenditore, nel senso che venivo da una famiglia di imprenditori, quindi sono nato con i miei genitori che avevano già delle attività e quindi sono cresciuto in quell'ambiente e quella, diciamo, è stata la mia strada automatica, no? Perché a volte quando si nasce già in una famiglia che ha un tipo di impostazione, poi viene anche più semplice magari crescerci e imparare già da piccolo magari le dinamiche e quindi continuare su quella strada. Quindi ho avuto svariate attività. Poi all'età di 31 anni ho conosciuto la mia attuale moglie, che era in ferie giù in Sicilia. E che praticamente, senza utilizzare mezzi termini, mi ha rapito, mi ha portato via dalla mia terra, mi ha fatto lasciare tutto. Abbiamo abbandonato case, auto, negozi, ho rifatto la casa da pochissimo tempo. Abbiamo lasciato tutto così e siamo venuti qui in Germania, a Pforzheim, appunto, perché lei comunque è nata qui, tutta la sua famiglia si trova qui, ha tre fratelli, tutti qui, genitori, zii e parenti. E quindi abbiamo deciso di venire a provare questa nuova esperienza personalmente io, mia moglie no. E ovviamente è stato inizialmente un po' più duro per me affrontare, diciamo, la nuova lingua, tutte queste cose che sai, quando arrivi sei abituato già ad avere, diciamo, la tua padronanza, le tue cose qua, per forza di cose, non conoscendo la lingua, la padronanza la perdi perché sei sempre costretto a, diciamo, a delegare altre persone, chiedere informazioni. Tutt'oggi spesso e volentieri capita di dover chiedere informazioni o piuttosto che dei termini particolari chiedere a qualcuno che magari abbia più esperienza per farmi aiutare. Però diciamo che, visto il risultato dove siamo arrivati, questo vuol dire che basta comunque avere delle idee ben chiare e comunque si possono superare degli ostacoli più o meno grandi. Beh, perché sai cosa che mi è venuto in mente? Molti pensano, ah, adesso vengo in Germania e apro una pizzeria, faccio il ristoratore, perché poi c'è la cosa che sanno fare tutti gli italiani è cucinare, ma non è, cioè, la domanda è retorica, me ne rendo conto, ma non è così semplice aprire un ristorante che funzioni, perché poi aprirlo basta avere i soldi, tiri su e è aperto, però bisogna anche poi farlo funzionare. Assolutamente, e hai fatto, guarda, una domanda molto intelligente perché questo, guarda, ultimamente ho fatto un video su TikTok proprio dove si va a ironizzare sul fatto che chiunque pensa di poter entrare nella tua attività e di poter far già tutto perché magari l'ha fatto in ambito casalingo, no? Ma così non è. Aprire un'attività è intanto un rischio enorme, non solo per se stessi, ma anche per la famiglia, perché se si hanno delle responsabilità a casa, non si può lasciare un lavoro fisso, magari dove già sai che guadagni il tuo minimo, però è sicuro, per andare a intraprendere una strada che comunque non è la tua, dove non hai esperienza, dove non sai dove ti stai andando a infilare, non hai nemmeno idea dei problemi e delle difficoltà che si verranno a creare. Mi è capitato spesso e volentieri di parlare con clienti, amici che mi dicono: sai, ho pensato, ho fatto 30 anni in fabbrica, 20 anni in fabbrica, mi sono messo da parte 60.000 euro, adesso apro una pizzeria, faccio una media di 40 pizze al giorno, guadagno 5.000 euro al mese, mi compro la macchina, mi compro la casa, hanno già fatto i castelli, ma sono castelli in aria perché già il momento attuale è quello che è ed è difficoltà estrema anche per chi è da anni nel settore. Quindi stiamo vivendo un momento in cui anche chi ha le attività da anni deve lottare per sopravvivere. E in questi anni penso abbiate visto parecchie attività chiudere, attività che funzionavano.
Quindi già è un momento di per sé molto difficile anche per chi ha basi solide. Adesso pensa tu per chi si viene a buttare in questo mondo senza avere esperienza, magari leggendo due ricette online di come fare un impasto, pensa di comprare un forno e fare le pizze. Io lo sconsiglio vivamente. Poi potrebbe esserci in mezzo a 100 persone quello che magari ha le capacità, ha la fortuna e può Sì, riuscire. certo. Non vuol dire che non si possa fare, però bisogna valutare bene perché le conseguenze, se le cose dovessero andare male, poi sono abbastanza serie, perché se tu pensi che un'attività piccola ha almeno 5-6 mila euro di costi mensili tra luce, affitti, commercialisti e queste varie cose, nel momento in cui tu i primi 2 o 3 mesi non hai clientela, perché non è che tu apri e hai 1.000 persone dietro la porta, pure io per fare la clientela ho dovuto attendere un periodo di tempo. E se tu non sei pronto ad affrontare i primi 3, 4, 5, 6 mesi mettendo le mani in tasca e poi comunque facendoti conoscere, quindi iniziando a costruire con la qualità, quindi lasciando già i clienti contenti in maniera che si possa iniziare a parlare di te e dire: sai, ho mangiato la pizza da Francesco, era buonissima, domani lo dico a un'amica, a un'altra amica, e quindi si sparge la voce. Nel caso contrario, questo è un effetto domino che torna indietro, perché se io ho mangiato male, dirò non andate dal tizio perché sono rimasto molto deluso, quindi è un effetto che poi torna indietro in maniera dannosa. Si fanno 15-20 mila euro di danno nel giro di poco tempo, e se non li hai, tu sai bene in Germania come funziona, non è che ti dicono ok, non è successo niente, e poi ci sono delle conseguenze da pagare. Quindi sicuramente per chi ha in testa di aprire un'attività di questo tipo, il consiglio che io posso dare è di farsi prima una gavetta, andare a lavorare come lavapiatti, passare aiuto pizzaiolo, iniziare a infarinarsi in un mestiere, fare, ma non un mese, fare 1 anno, 2 anni per iniziare a capire come funziona. Dopodiché puoi iniziare a capire se magari fa per te o meno. Un po' come il matrimonio. Prima dico, ormai si usa la convivenza per capire come può andare Sì. un rapporto. La stessa cosa è con le attività. Consiglio sempre di fare un periodo di gavetta che possa aiutare anche a capire se effettivamente è quello che ci piace o meno. Beh, sicuramente tu hai avuto un'esperienza anche in Italia che ti ha portato ad avere una formazione sia per quanto riguarda i tuoi genitori, come dicevi, che poi le attività che avevi in Italia, che alla fine questo bagaglio l'hai portato qua e hai dovuto poi capire anche le leggi, perché avere un'attività vuol dire sia fare veramente da mangiare e che sia buono, perché se no non ci tornano più, però Chiaro. anche tantissimi altri aspetti, come per esempio il marketing, farsi conoscere. E tu prima hai nominato TikTok e mi è venuto in mente un video che avevo visto su TikTok, dove c'era questo ragazzo che aveva una sua impresa e faceva vedere che il suo video è stato visualizzato tipo 60 da 60 milioni, no, 60, 60.000 persone. E il guadagno di TikTok era di 35 euro, quindi No, neanche ma così neanche, neanche tanto. credo. Eh sì, Io proprio con una 2 roba. milioni ho fatto 30 euro, ti dico quindi. Però lui diceva, se voi guardate invece il fatturato della mia azienda di questo periodo in cui ho postato questo video è di 3.000 euro, perché la differenza è ci sono i TikToker che fanno i video per diventare famosi, ci sono gli imprenditori, come credo che sia la tua filosofia di pensiero, che Assolutamente. fanno i video per far conoscere il proprio prodotto a più Chiaro, persone, perché è chiaro. diventato marketing o sbaglio? No, no, chiaro, hai afferrato il senso, anche se molti video di quelli che hai visto tu sono da prendere con le pinze, nel senso che poi propongono un sistema marketing diverso e quello è poi un giro dove ti chiedono di entrare nel loro giro. Ho visto alcuni video che si vanno, diciamo, a orientare su quel verso, dove ti dicono: io sì, ho fatto 1 milione di visualizzazioni, ho guadagnato 15 euro, però con la monetizzazione nel mio sito, quindi ti propongono Ah, altre sì. cose. Però effettivamente la domanda tua è intelligentissima ed è azzeccata, perché io effettivamente con 2 milioni di visualizzazioni ho guadagnato, non so, 20-30 euro su TikTok nell'ultima settimana, però io ho gente che tutti i fine settimana si fa 200, 300, 400 km per venirci a conoscere. Quindi questa è la testimonianza che TikTok non è solamente visualizzazioni, non è solamente retribuzione tramite la monetizzazione, che quella è una cosa irrisoria,
ma è anche il modo di poterti farti conoscere, ma da chi? Non dalla gente che ti abita vicino, che ti sta vicino, che ti può conoscere per passaparola, per tante altre pubblicità che tu puoi fare tramite Facebook, ma la vai a fare sempre nel raggio di 50 km, perché non è che ti allarghi tu a... Invece con TikTok tu allarghi gli orizzonti, perché io vedo gente che viene da Freiburg, da Francoforte, da tutte le zone. Il record che abbiamo avuto una domenica è stata una famiglia che sono arrivati da Dortmund, sono partiti alle 2 di notte per venire a fare colazione da noi. Hanno comprato mezzo negozio, cioè praticamente mi hanno svuotato vetrine di pasticcere e rosticceri per portarsi tutto via, non lo so, se le avranno congelati o si salteranno a Ma buffare tutta la ci giornata. sta. Però mi hanno anche fatto la recensione di 5 stelle dicendo che ne basta la pena e torneranno. Questa intanto è soddisfazione, perché quando la gente si fa tutti questi chilometri per te, diciamo che c'è un senso di appagamento diverso anche da quello economico, perché quella nostra è una vita molto difficile. Il lavoro ti accompagna a casa, non hai mai la mente libera, nel tuo giorno libero hai 6 miliardi di cose da fare, quindi è veramente una vita un po' sacrificata, diciamo così, no? Però se lo fai con passione e arrivano risultati simili, dove la gente viene e ti chiede una fotografia, dove la gente parte da 200-300 km per venirti a conoscere, allora lì ti rendi conto che alla fine stai facendo qualcosa di bello, a prescindere da quello che possa essere poi il tornaconto economico, no? E a Certo, me. E mi è io capitato, guarda, scusa se ti interrompo, anche no, di figurati. bambini, no? Che mi vengono e mi dicono: i genitori, sai, mio figlio si vuole fare la foto con te, si vergogna a dirtelo, si guarda sempre i tuoi video. Vedi, questo è un altro aspetto. Quando tu fai dei video, pensi di arrivare a un determinato target, ma io personalmente non mi sarei mai immaginato, no? Di andare a prendere anche il target dei bambini di 6-7 anni, no? Che si guardano i miei video. Era una cosa per me, proprio non ci ho mai riflettuto su questa cosa. E invece è stato per me io sono un amante dei bimbi, gioco con i miei figli tutto il giorno quando sono libero, quindi per me è stata una cosa meravigliosa scoprire che anche possa essere simpatico con questi video, diciamo, comici, scherzosi, anche ai bambini. È stata una scoperta per me molto piacevole. No, perché vabbè, io sono un'appassionata di media, quindi me ne rendo conto che adesso TikTok, Instagram, Facebook, YouTube sono dei nuovi mezzi di comunicazione, nonché di marketing. Quindi io l'ho vista la tua pagina, tra l'altro ti seguo su Grazie, grazie. TikTok e mi hai fatto venire tantissima voglia di venire a mangiare, E a quella è la fare cosa più colazione, di importante. fare colazione anche a me, Quella è la cosa più perché importante, perché vuol quello dire sì. arrivare proprio all'obiettivo, Io no? per il scusami, ma io per il momento non posso venire perché sono a dieta, quindi prolungata. Anche Quindi per te, anche per quando te faremo finisco la qualcosa dieta, di poi però dietetico. garantisco che verrò anche perché in zona ci devo tornare, quindi per altri motivi, e quindi sicuramente sarò di casa. Mi farò, te lo dico prima, però. Ti No, ma aspettiamo. te lo dico prima in modo che puoi fare più roba, insomma, perché No, così comunque. la toglie la roba e dice: mi dispiace, dato che sei a Oppure togli la dieta. roba, dipende insomma qual è. No, facciamo qualcosa ai 5 cereali, dai, per morire, se non c'è problema. Esatto. Invece, un'altra curiosità. Allora, noi siamo arrivati a te per Sanremo, perché tu hai lavorato, nella Casa del Gusto, se non sbaglio, giusto? Si Sì, chiamava all'interno di Casa Sanremo, sì. Casa Sanremo, appunto, tu hai lavorato lì. Ma sono molto curiosa. Ah, ecco le foto. Ce n'è un'altra col team, Maurizio. Questa è parte Eccola. del team, sì, infatti. Lì in mezzo ci sono tanti campioni del mondo, il campione del Pizza Master Challenge, cioè, insomma, era una squadra appena assortita di gente con cui è stato un piacere lavorare perché, diciamo, c'erano i vertici massimi della pizza italiana contemporanea. E io sono curiosa di sapere due cose. La prima, come funziona ad arrivare a Sanremo, perché credo che, cioè, magari un cantante ce lo si aspetta a Sanremo, però un pizzaiolo no, che poi tu sei un imprenditore, però in generale non ce lo si aspetta. Quindi come sei arrivato a Sanremo e poi come funziona quando sei lì? Cosa fate? Allora, Dimmi. ti dico subito. Allora, intanto la squadra che hai visto è parte della squadra che ha partecipato a tutta l'organizzazione. Noi avevamo il compito di far pranzare e cenare
non solo cantanti, ma anche tutti i loro ospiti, tutti i giornalisti, i produttori della RAI. Abbiamo visto tantissimi politici sedersi ai nostri tavoli, come il presidente della regione Toti, della regione Liguria. Abbiamo visto tantissimi ospiti, abbiamo ospitato tantissime iene, tantissimi personaggi, come tra l'altro lì ho stretto amicizia anche con Franco Gioia e Duracell, che sono i fautori del successo di Povero Gabbiano, Sì. che ha inondato TikTok. Vedo Maurizio particolarmente contento della citazione. La metteremo come suoneria del tuo telefono. Esatto, no, però Avrei dico voluto che mettere la canzone come sottofondo a questa intervista, però poi dopo ci sono i diritti, non vorrei poi, sai, ah, tutti per gli questioni di altri poi avrebbero avuto copyright. invidia e quindi poi magari io, ecco, l'avrei fatto volentieri, ma sarà per un'altra volta. A posto. Annaggia. E ti dicevo, quindi lì abbiamo avuto comunque parecchi ospiti di un certo livello. La mia partecipazione è stata voluta dal campione del mondo di pizza bianca in carica, che si chiama Carmelo Pistritto, di Favara, quindi è nato a pochi chilometri da dove sono nato io anni fa, e con lui abbiamo negli anni continuato comunque a mantenere rapporti proprio da colleghi, no? Inviandoci vari impasti che provavamo, a fare delle prove magari insieme per tipologie di impasto, che poi lui l'ha portato a seguire, essendo in Italia anche più facilmente la scena, è arrivato al terzo posto a una delle più importanti manifestazioni di pizza in televisione su Alice TV, ha fatto il campionato del mondo dove è arrivato al primo posto di pizza bianca, ha ottenuto parecchie soddisfazioni quest'anno e che l'hanno portato a essere selezionato come uno dei due organizzatori dell'Arena del Gusto, insieme a Enzo Piedimonte, altro maestro pizzaiolo che insomma è frequentissimo calcare i palchi tipo Sky, Mediaset, Rai, dove fa varie dimostrazioni di pizza classica, contemporanea, pizza art, quindi dove si fanno Ok. disegni con la pizza. Erano i due mostri sacri a organizzare quest'anno questa manifestazione e Carmelo ha presentato la mia candidatura al suo collega Enzo Piedimonte, che dopo aver visto alcuni video di alcune pizze mie, comunque ha dato il benestare e quindi sono stato selezionato insieme ad altri titolari di pizzerie, perché quelli che eravamo lì comunque eravamo tutte persone che hanno una o più pizzerie in Italia e in questo caso anche all'estero. Capito. Mamma mia, confrontarsi con questi mostri sacri della pizza, Sì, è stato cioè. meraviglioso, ti dico la verità, meraviglioso perché è la cosa importante quando vuoi crescere, secondo me, è quella di rimanere sempre con i piedi per terra e di non sentirti mai superiore a chi ti rendi conto che effettivamente ha capacità, no? Invece, se tu sei intelligente, puoi carpire qualcosa da tutte le persone che ti stanno vicino. A me personalmente, nella mia attività, avendo avuto tantissimi operai, mi è capitato di avere operai che erano pessimi, veramente pessimi, però anche da queste persone ho sempre cercato di imparare qualcosa, perché anche quello che può essere più pessimo, magari quello che tu hai avuto l'esperienza più negativa, però magari una cosa la sa fare meglio di te. Ed è sempre stata questa la mia proprio mentalità, no? Anche dalla persona che magari non pensi ci puoi avere qualcosa da imparare, invece ci può essere sempre qualcosa di diverso che tu magari puoi renderti conto che si può migliorare. E lì con quella gente era semplicissimo perché parliamo di altissima tecnica, di cultori proprio. Guarda, l'altro ieri parlavo con Dennis, uno dei pizzaioli che era lì con noi, ci stavamo confrontando su degli impasti moderni e gli ho detto: ma tu non sei una persona, tu sei un'enciclopedia della pizza, no? Perché veramente gente preparatissima ed è sempre un piacere poi lavorare con questa gente perché appunto ti rendi conto che il livello è alto e già il semplice fatto di lavorare insieme a loro e vicino a loro ti gratifica e ti fa rendere conto che comunque sei arrivato a un buon punto anche tu. È bella questa cosa che proprio non cioè proprio non ci ho mai pensato di confrontarsi con dei colleghi
gli impasti, per capire quale c'è, cioè, una formazione interna e anche proprio Sì. uno spirito di esperimenti bellissimo, che non, di solito quando uno ha una ricetta che funziona se la tiene come ingrediente X della Coca-Cola, insomma, non lo dà nessuno. Invece non c'è questa competizione, c'è anzi un mondo dietro che cerca di aiutarsi a vicenda per cercare di trovare l'impasto perfetto. Diciamo che si vivono due fasi. La fase della competizione la vivi quando poi arrivi in un mondiale, quando arrivi in una competizione importante, dove anche il tuo migliore amico diventa il tuo avversario in quel momento. Allora lì, ovviamente, penso sia anche una giusta e sana rivalità, no? Perché ognuno tira col suo mulino e cerca di preparare un prodotto migliore rispetto agli altri. Però ti dico, in linea di massima, noi abbiamo il gruppo Pizzaioli su WhatsApp di Sanremo. E c'è gente, come detto, ci sono almeno quattro campioni del mondo degli ultimi 6 anni, c'è gente che ha vinto master internazionali, cioè, hanno 6-7 pizzerie, quindi parliamo di gente che ha fondato proprio la sua carriera, il suo successo tramite le pizze, e ti dico che non c'è assolutamente competizione. Continuiamo a inviarci messaggi dove ci scambiamo consigli, dove ci scambiamo pareri. E a differenza di, come dicevi tu, la ricetta della Coca-Cola, nel nostro settore ci sono sempre novità, escono prodotti nuovi, escono delle farine nuove, ci sono delle mescole di farine diverse, quindi andiamo sempre comunque a provare, andiamo a... Anche quello è, dico, torniamo al discorso di prima, non si può leggere una ricetta di un impasto e fare una pizza da pizzeria. Perché prima di approcciarsi a farina e acqua, come tanti, diciamo, così leggermente dicono, perché pensano che vabbè, fai il pizzaiolo, che cosa fai? Immischi semplicemente farina e acqua, ma non è proprio così. C'è tutta una grande, proprio c'è uno studio enorme dietro quello che sono le arti bianche. La farina va studiata in tutti i suoi. Cioè, dal pH della farina, da quanta percentuale di liquidi riesce ad assorbire quella farina, la forza della farina che si va a valutare con una W che segna quanto tempo questa farina può rimanere in certe condizioni, maturazione, lievitazione. Guarda, non voglio stonare nessuno con i nostri No, no, discorsi, no, però è era giusto molto per fare capire interessante. che c'è un mondo dietro, c'è un mondo, non è semplicemente acqua e farina, è una impastatrice, è molto di più. Ti faccio ancora una domanda da ignorante proprio del settore, ma tu non parti svantaggiato in quanto sei in Germania, quindi l'acqua, il pomodoro, le materie prime, per esempio, che sono differenti, o vabbè, magari il pomodoro lo compri in Italia, però l'acqua è l'acqua che c'è qua, magari è differente da quella che c'è ad Agrigento, poi non lo so, dimmi tu, è proprio Allora, una domanda da ignorante. no, è una domanda, l'ulteriore domanda intelligente invece, perché Grazie. si dice che comunque l'acqua crei un impasto differente. Allora, ti dico la verità, per quanto mi riguarda è semplicemente un falso mito, perché l'acqua, per quanto possa avere una durezza diversa rispetto a quella che c'è in Italia, se tu vai a fare scomporre bene gli zuccheri della farina, quindi crei una maglia glutinica all'interno dell'impasto che sia solida, crei una struttura, per essere semplice con tutti, crei una struttura all'interno dell'impasto che sia idonea, ti verrà la stessa identica pizza come verrà a Napoli. Poi, ovviamente, io uso pomodoro San Marzano, quindi mi arriva dall'Italia, uso mozzarella fior di latte che ogni venerdì mi arriva da Salerno. Usiamo la provola affumicata napoletana, quindi settimanalmente da me arrivano 2 o 3 camion a consegnare prodotti. Uso la farina della Caputo Nuvola, che è tra le più care, tra le più prestigiose che c'è al momento. Quindi come prodotti usiamo tutti i prodotti italiani, e quello è importante, perché quello sì fa la differenza. Se tu usi un pomodoro italiano o un pomodoro di natura estera, che sia tedesco o di altri paesi, pur essendo di alta qualità, non sarà mai un San Marzano. Quello è assolutamente così, ed è bene dirlo. Come una farina nuvola non la trovi in Germania, anche se vai a utilizzare farine di alta qualità che hanno fatto qui, non faccio i nomi, comunque conosco delle farine di determinate ditte che comunque si avvicinano a quelle caratteristiche, ma il prodotto italiano attualmente è il top nel mondo, non ci sono paragoni.
Bene, io uso farina nuvola, ma non mi viene bene la pizza, cioè Vabbè, buona. poi, poi più tardi in Mi privato ti darò dà la dei ricetta, trucchi, tanto dei ormai. trucchi. L'importante è che poi non mi aprimi una pizzeria di fronte alla mia, eh? No, Per no, no, tanto io sono di tornare in Torino, tema. non riesco neanche a fare bene marketing con la pizzeria, adesso ando di Torino, cioè non ci sta. No, ti faccio l'ultima domanda. Allora, a parte che siamo coscritti, e cioè, hai fatto un sacco di cose, dalla Germania sei venuto in Italia, hai aperto pizzeria, sei arrivato a lavorare con il top che ci sono in questo momento per la pizzeria. Come ti vedi fra 5 anni? Cioè, come sarà Francesco del futuro? O più che altro, cosa vorrebbe Francesco dal futuro? Guarda, vorrei cose probabilmente difficilmente realizzabili perché la mia mente è molto ambiziosa. Sono sempre stato uno molto, molto, molto ambizioso e non mi sono mai posto dei limiti. Ti dico che nell'immediato il mio sogno è quello di poter ampliare ancora di più la mia attività. Quindi mi piacerebbe avere un posto più grande ancora di quello che ho adesso. Però ovviamente questo implica dei costi e delle spese importanti, quindi dovrei iniziare a vendere la mia attività e dopodiché pensare ad aprirne una più grande, quindi un passo alla volta. Però sicuramente tra i miei impegni futuri c'è quello di prendere qualcosina di più grande e di poter realizzare così qualcosa di ancora più importante. Ho avuto quest'anno, dopo Sanremo, tantissime richieste di partecipazione a eventi, di partnership con alcune aziende, mi hanno chiesto di fare dei corsi di formazione che sto già facendo. Tantissimi pizzaioli italiani in Germania mi hanno contattato per fare dei corsi di pizza contemporanea, quindi verranno ospitati da noi per avere 2 o 3 giorni di confronto per poter così poi tornare nelle loro attività con una base solida di quello che è, insomma, la contemporanea oggigiorno, che si sta trovando un po' dappertutto rispetto ad anni fa. Ormai in tutte le parti d'Italia trovi pizza napoletana, dalla Sicilia a Verona, Venezia, dovunque la trovi ormai, ed è una cosa importante perché si è andato avanti su questo punto di vista. E il mio sogno era anche quello di un franchising, però oggigiorno, con tutte le difficoltà, con la carenza di personale, anche per chi dovrebbe affacciarsi poi alla gestione, l'ho un po' accantonato, anche se era il mio sogno. Quindi comunque è quello di fare un'attività più grande in primis, però ripeto, siamo sempre attualmente legati a quella, quindi dovrei prima liberarmi di quella a malincuore perché io amo questa attività e la vedo come un figlio, l'ho creata, l'ho realizzata a sacrifici e oggi siamo arrivati appunto ad avere gente che si fa i chilometri per venire, quindi è un po' sempre difficile staccarsi, però se si vuole crescere si deve fare un sacrificio e quindi dovrei staccarmi da lì e poter fare qualcosa di diverso. E poi comunque mi piacerebbe continuare a fare manifestazioni, a fare le gare, insomma i mondiali, qualche trasmissione televisiva, sicuramente ne sto già parlando con alcune aziende che stanno credendo in me e che mi danno supporto sia economico e sia morale, perché non è semplice affrontare trasferte dove ovviamente Certo. ti accolli i costi di aerei, alberghi, eccetera, eccetera. Quindi nella mia mente c'è tanto, c'è troppo poco tempo per dire tutto, però ti dico che sono ancora al 10% di quello che vorrei realizzare nella mia vita. Vabbè, io spero che se dovessi tu aprire un franchising lo apri vicino a Torino, vicino a Torino, vicino a Stoccarda, così per noi è anche più comodo venire a Guarda, far colazione la mattina e anche mangiarci la pizza la sera, quindi. non puoi capire quanta gente settimanalmente ci chiede: ma perché non apri a Stoccarda? Ma perché non apri a Calzelù? Ma perché non apri a Ludwigsburg? Però ti dico, Stoccarda è uno dei quei posti che a me piace tanto ed è una Bello. grande città rispetto a Pforzheim. Quindi sicuramente se avessi la possibilità di vendere a Pforzheim, difficilmente riaprirei a Pforzheim, ma preferirei spostarmi comunque in una grande città e Stoccarda potrebbe essere una delle papabili perché comunque ha grandi potenzialità come città. Quindi, Guarda, mai dire mai. se ti serve poi, cioè conosco un sito internet di uno
che tipo si chiama Vivi Stoccarda, no? Una roba del genere, dove se vuoi puoi andare lì, cliccare come spiegava all'inizio e dire che ne so, cerco il commercialista, cerco quello e c'è già tutto, se vieni Va qua. benissimo, va Quindi benissimo. te lo... Io colgo l'occasione, qualora dovessi aprire e volessi fare pubblicità, ma per spingere magari soprattutto all'inizio, perché tu sei famoso chiaramente, però insomma, a Forzheim, però chiaramente se ti trasferisci a Stoccarda e hai bisogno, insomma, puoi comunque beneficiare dei servizi di Vivi Stoccarda, insomma, e quindi Assolutamente, a assolutamente. disposizione. No, dovevi dire un'altra cosa, Mauri, dovevi dire se vieni qua a Stoccarda e apri la pizzeria, ti mandiamo Valentina a assaggiare le pizze Ah, così ti fa ok. la recensione. Ecco, Era sì. un'altra Ancora cosa. meglio, Va ancora benissimo. meglio. Quindi Possiamo fare la pubblicità e vi pago a cornetti, pizze, cannoli, cassate. va bene, Così, facciamo mangiamo un al piano. diavolo la tua dieta, Maurizio. Sì, così poi dopo. No, perché se non so se Valentino ha finito, ma io mi volevo agganciare a questa cosa. Sì, no, io ho Siccome finito, ma per far gli ho già fatto convincere, 700 oggi domande. diciamo abbiamo fatto, non so quando gli utenti che ci stanno guardando vedranno questo episodio che andrà in premiere venerdì alle 18:30, però poi chiaramente rimane sul canale, quindi uno lo può vedere poi in qualsiasi momento. Ma venerdì prossimo avremo un episodio con Francesco Fabrizi, che è il nostro nutrizionista e dietologo preferito, che ha un approccio molto alternativo e diverso, diciamo, all'alimentazione, alla nutrizione, quindi alla dieta, se vogliamo, lo posso testimoniare io con piacere, che no, non è normale, non è consueto. Tra l'altro, il prossimo episodio sarà molto interessante, perché sarà, il titolo ancora non l'abbiamo definito, ma insomma il tema sarà, diciamo, il rischio che corriamo noi italiani quando ci trasferiamo in Germania di ingrassare rapidamente per il cambio di alimentazione. E quindi, diciamo, cambiando alimenti, cambiando Sì. tipologie di alimenti, tipologie insomma di grassi, insomma un po' in generale, e quindi i consigli di Francesco, ripeto, venerdì prossimo per chi vede questo episodio venerdì, ma poi insomma nel canale YouTube basta cercarlo, insomma, e quindi troverà questo episodio, perché poi con Francesco faremo degli incontri, diciamo mensili, in cui affronteremo temi, delle tematiche specifiche. E quindi poi invito, insomma, a seguire, insomma, il prossimo episodio. Come pure invito a seguire Valentina tutti i giorni sul suo canale Instagram, Valelins, in cui aggiorna sull'attualità. Oggi non ne abbiamo parlato, oggi abbiamo fatto un tema più leggero. Mi deve scusare Francesco, No, ma non ma ci abbiamo mancherebbe. per scelta non parlato delle tematiche, insomma, che Valentina affronta quotidianamente. Il momento è un po' critico e quindi va tenuto comunque sotto controllo la situazione. Invito a seguire chiaramente Francesco, a visitarlo. Io più volte ho messo l'indirizzo, ma lo troverete poi nella descrizione, sia l'indirizzo fisico per andare a degustare i suoi prodotti e anche i link ai suoi social, se lo volete seguire per conoscerlo meglio. Ovviamente non posso esimermi dall'invitarvi a iscrivervi al canale, ad attivare la campanella e a seguirci, magari anche a condividere quello che facciamo, perché insomma noi questo episodio fa parte di una playlist dedicata proprio a quello di storie di italiani, in cui raccontiamo le storie di persone che più o meno semplici, nel nostro caso insomma è una persona importante nel suo settore, di conseguenza, ma vanno bene anche, quindi se qualcuno avesse delle storie da raccontare, insomma, se ci contatta, insomma, possiamo raccontare, raccontiamo con piacere le storie di italiani che sono venuti in Germania e hanno cambiato la loro vita, hanno insomma fatto fortuna o semplicemente magari non hanno fatto fortuna, quindi storie di italiani, persone normali che possono essere di aiuto e di esempio per altri italiani magari che stanno qua in Germania oppure che sono in Italia e vorrebbero trasferirsi. Io credo di aver detto tutto, credo di aver raccontato un po' tutto. Ringrazio Valentina per la sua disponibilità e per la sua collaborazione sempre gradita e sempre presente. Ringrazio Francesco e ripeto, Grazie ti anche a ricordo voi. che Ti io verrò e di conseguenza quindi aspetto. apri le vetrine perché sono a dieta, Chiudi, però chiaramente, chiudi le chiaramente. Allora, io ti vetrine. aspetto. E intanto ti invito a seguire il nostro canale TikTok, quindi la underscore Sì. Trinacria, la trattino basso Trinacria. Sì, Poi nella ti descrizione. garantisco che solamente vedendo i video prenderai mezzo chilo, quello è Allora, sicuro. io ti seguirò però soltanto l'audio, così non vedo e evito questo rischio. Mi Ma nella raccomando, descrizione. non dimenticare, povero gabbiano, quello è fondamentale. No, sì, no, ma C'è un non. cannolo grosso così al pistacchio, Ok, io mi 500 sono. grammi, li prendi solo aprendo il suo TikTok, lascia stare. Mi sono adesso quella canzone che hai nominato tu, che io non mi ricordo il titolo Povero purtroppo. gabbiano. Sì, non mi ricordo il titolo, quella poi la metterò come suoneria proprio, cioè quindi quando voi due magari mi chiamate, suonerà quella canzone così saprò Così, esattamente se quando rispondere o buttare il chiudere la telefonata cellulare. al volo, insomma, ecco.
Va benissimo. Io vi ringrazio e do un appuntamento a un prossimo episodio qui sui canali di Vivi Stoccarda. Ciao a Grazie a tutti, tutti. da Maurizio. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Grazie, ciao, ciao.